Con grandissimo piacere introduco uno scrittore che non solo partito da queste zone, da queste terre, ma ormai è diventato un autore di tutto rispetto, più che professionista, Vanni Santoni. Grazie, buonasera. Grazie in particolare a chi ha sfidato la tormenta, cioè tutti, per venire, perché non era banale la vostra presenza visto il clima della giornata. Allora, partirei subito, innanzitutto il titolo è già interessante, è già attraente, perché i fratelli Michelangelo fa pensare davvero a tantissime storie familiari. Ho letto accostamenti nei vari articoli che presentano questo libro a vari film. A me nel leggere le righe di questo libro è venuto in mente Stanno tutti bene. Volevo capire innanzitutto da te com'è che ti è venuta in mente l'idea di base di questo libro, e poi parleremo insieme dello sviluppo. Beh, è chiaro che un titolo come I fratelli Michelangelo può sembrare rischioso, e in effetti lo è, perché opera un rimando, direi purtroppo inevitabile, a uno dei maggiori libri della storia della letteratura, cioè I fratelli Karamazov. E infatti per tutta la lavorazione del libro è stato semplicemente il titolo provvisorio, proprio il titolo di lavorazione, come si dice. Ero sicuro che poi ci sarebbe stato un altro titolo. Era cominciato così perché al centro di questo libro c'è una figura, quella di Antonio Michelangelo, un uomo che è stato dirigente di aziende importanti e anche antitetiche per la storia industriale del paese, come sono l'Olivetti e l'Eni, che è stato scrittore anche se di un solo libro, un libro sulla resistenza con protagonista un ragazzino, quindi qualcosa di simile forse al Sentiero di Ragno, che ancora si legge nelle scuole, regista di un film probabilmente un po' scollacciato, si intitola La Sultana, qualcuno ha pensato alla Califfa di Bevilacqua, e un film di cui i figli sicuramente un po' si vergognano, che però negli anni 70 ebbe un certo successo, e inoltre anche incisore. Forse nella primissima idea che avevo di questo personaggio avevo in mente una figura magari meno poliedrica ma più geniale, tant'è che forse questo nome, me lo facevano notare ieri alla presentazione bolognese, nasceva dal ribaltamento di Michelangelo Antonioni, d'accordo? Michelangelo Antonioni, Antonio Michelangelo. E poi però cosa succede? Se tu selezioni questo cognome, difficilmente non va a innervare anche la vicenda. Ad esempio, uno dei figli, la figlia di Antonio Michelangelo, Cristiana Michelangelo, vuole sfondare nel mondo dell'arte. Capirete che essere un aspirante artista e chiamarsi di cognome Michelangelo rischia di essere un po' imbarazzante, e quindi adotta ad esempio uno pseudonimo, si ritrova a vergognarsi del suo nome e di quanto è altisonante. Ecco, pian piano questo nome ha cominciato a radicarsi, certamente c'erano dei fratelli di mezzo, perché questo è un libro di ritorni a casa. È la storia di un padre anziano che un giorno, dopo che non si è fatto sentire per anni, invia una lettera ai propri figli, molti dei quali hanno un cattivo rapporto con lui, hanno rotto proprio con lui, o addirittura in un caso non lo hanno neanche mai conosciuto, non sapevano che lui fosse il padre, e da vari luoghi del mondo, perché nel frattempo questi ragazzi, che più ragazzi non sono, nati fra il 70 e l'81, erano andati fuori dall'Italia a cercare di realizzare le proprie ambizioni anche molto diverse, tornano per motivi diversi. C'è chi torna perché vuole vedere questo padre che non ha mai conosciuto, c'è chi torna perché sa che il padre è anziano, vede questa lettera molto accorata e quindi più cinicamente spera in un'eredità,
C'è chi torna perché vuole finalmente dire al padre, rinfacciare al padre tutte le cose che non ha mai potuto fare, e c'è magari chi torna perché ha un po' la sensazione di essere scappato dalla propria famiglia e dall'Italia troppo presto, e quindi di essersi in qualche modo lasciato qualche pezzo per strada. E quindi sì, c'era un padre, i fratelli erano assolutamente centrali, e alla fine, dato anche che sia il mio agente che l'editore di questo titolo erano entusiasti, perché chiaramente per loro le considerazioni di possibile presunzione del titolo non erano rilevanti, per loro anzi era buono che il titolo desse l'impressione di un libro importante, alla fine ho deciso di tenerlo quando mi sono reso conto di due cose. La prima, che non ci sono solo i fratelli Karamazov nella storia della letteratura, ma ci sono anche i fratelli Tanner di Walzer, un libro molto meno noto, molto bello, ma certamente non un capolavoro assurdo della letteratura, e quindi posso sempre dire, no, ma che c'entra Dostoevsky? Io mi sono ispirato ai fratelli Tanner, più umilmente. Il secondo motivo è che mi sono accorto che i fratelli Michelangelo potevano non essere soltanto i quattro fratelli protagonisti, ma anche il padre e suo fratello. Perché Antonio Michelangelo aveva un fratello che si chiamava Abramo, morto giovane, uno di quelli che era tornato a piedi dalla Russia, quindi un sopravvissuto dell'avventura in Russia della Seconda Guerra Mondiale, che era una sorta di fratello perfetto, era quasi un fratello maggiore con cui lui aveva sostituito la figura paterna. E di conseguenza questa doppia lettura possibile fra i fratelli Michelangelo di oggi e quelli invece degli anni 30 e 40 dava una giustificazione ulteriore al titolo, e così è nato. Per quanto riguarda quello che mi chiedi, cioè come nasce una saga familiare di 600 e più pagine, nasce in modo diverso da quello di altri miei libri, perché io prima avevo lavorato su libri o fantastici, in cui evidentemente essendo delle narrazioni avventurose, si creava un vero e proprio storyboard, no? Come se ci fosse da fare un film, si potrebbe dire. Si comincia con un soggetto, lo si trasforma in una sceneggiatura, poi in un trattamento si aggiungono dettagli e poi si può lavorare alle scene, non dico in ordine, ma quasi. Oppure avevo fatto libri ibridi fra romanzo e saggio in cui si sviscerava un tema, d'accordo, come sono Muro di cassa e La stanza profonda. In quei casi lì è chiaro che prima c'è una fase di studio, cioè si analizza il tema, si leggono tutti i saggi più rilevanti su quel tema, si iniziano a prendere appunti fissando, diciamo, quelli che possono essere i punti chiave. Dopodiché si comincia a scrivere. Nel caso di una narrazione di pura fiction come questa, un pura fiction letteraria, si parte da delle immagini, quindi inizialmente non sapevo che ci sarebbe stato questo padre, non sapevo niente, ho cominciato da delle immagini molto singole e molto scollegate, come quella in cui qualcuno guarda la propria biblioteca che ha in casa e si rende conto che ogni libro, più che ricordargli ciò che c'è scritto dentro, gli ricorda il momento in cui l'ha comprato, chi gliel'ha regalato, quando l'ha letto, quindi ricollega ogni libro, ogni volume a un pezzo di biografia più che al contenuto letterario. E altre scene di questo tipo molto, molto slegate da quello che è diventato poi il libro. Il primo anno ho lavorato così, a Macchia di Leopardo, questo nel 2012, poi ho interrotto i lavori perché avevo altri libri in mezzo. Ho ripreso i lavori nel 2015, in cui ho fatto un altro anno, e sono apparsi tutti i fratelli. Ci abbiamo quindi Enrico, quello più giovane, che non sa di essere figlio di Antonio Michelangelo, perché Antonio Michelangelo era semplicemente l'amante della madre e lui è stato cresciuto come se fosse figlio del marito, lui stesso lo viene a sapere all'arrivo della lettera. Poi c'è Luis, che è il figlio rinnegato, anzi il figlio adulterino, si potrebbe dire, e non riconoscibile, più che non riconosciuto, perché prima della riforma del diritto di famiglia il figlio adulterino appunto non poteva essere riconosciuto. È vero che esistevano degli espedienti tipo avvicinarlo alla famiglia e farlo vivere come una sorta di cugino o fratello acquisito, però il padre, che nel frattempo si era rifatto un'altra famiglia borghese, si guardava bene da questa scelta, e quindi lui è cresciuto con un grandissimo risentimento nei confronti del padre. Poi c'è Cristiana, e ci sono Cristiana e Luis, che si potrebbe immaginare che in questa copertina, che non è stato facile ottenere da Gerard Richter, questi due siano loro da piccoli,
che sono un po' i figli più legittimi, quelli che Antonio Michelangelo ha cresciuto. Cristiana che vuole, che sta girando sempre più disperatamente fra le varie capitali europee alla ricerca di una svolta nel mondo dell'arte, e Rudra invece che ha fatto una scelta, si potrebbe dire, antitetica, che ha proprio rinunciato ad ogni ambizione, si è sposato all'estero molto giovane e ha scelto la tranquillità, facendo anche un lavoro che non è quello per cui aveva studiato. Diciamo, lui era uno sportivo professionista e un biologo, ma ha accettato senza troppi problemi di fare l'insegnante d'asilo, cioè ha scelto la tranquillità su questa ambizione che effettivamente nel caso della sorella porta a un crescente logoramento. Ulteriore interruzione, perché poi ho fatto altri libri e poi negli ultimi 2 anni ho fissato l'attenzione su questo testo e ha preso la forma che ha oggi, con una struttura sul presente che racconta il momento del ritorno in Italia dei figli e dell'arrivo dal padre, e poi si potrebbe dire 4 pozzi in cui ognuno dei figli, tornando a casa, no? Ritornare a casa, specialmente dopo un periodo lungo fuori, è sempre un momento di bilanci, che lo si voglia o non lo si voglia. E quindi questi figli riguardano indietro e si trovano in qualche modo costretti da questo ritorno in Italia a fare i conti con la propria biografia. E quindi, a forza di flashback, il libro racconta la storia di ognuno di questi 4 fratelli. Questa struttura si è coagulata abbastanza avanti nei lavori. Ascoltandoti parlare, mi veniva in mente un passaggio che ha fatto Massimo Recalcati quando ha aperto questa edizione del Festival a febbraio, parlando della tecnica giapponese del kintsugi, cioè quella tecnica per cui si riescono a rimettere insieme i pezzi di un piatto, di un coccio, unendo i pezzi con un'infusione, di solito d'oro o dorata, che riporta insieme il piatto nella forma che aveva, ma rendendo evidente le crepe fra un pezzo e l'altro, volutamente. La sensazione che ho avuto nel leggere la trama, l'impostazione del tuo libro, come sostanzialmente, ma questa è un'opinione del tutto personale ed è qui la domanda, il 99% dei libri, dei lavori di letteratura, a me sembrano sempre un'opera di kintsugi, cioè un lavoro di rimettere insieme i pezzi che la vita ha portato spesso a distanziarsi, ognuno ha fatto la sua strada, ognuno ha fatto il suo percorso, e poi a un certo punto si sente quasi il bisogno, per un ritrovo familiare o semplicemente fra 2 persone o la ricerca di una persona singola nei pezzi del proprio passato, arriva un momento, sembra quasi una tappa obbligata di qualsiasi lavoro della letteratura, rimettere insieme i cocci in un modo che non potrà mai più essere come era stato all'inizio, e forse anche questo è il bello del risultato. Secondo te corrisponde a questa impostazione anche il tuo di libro? Ora, prima tu hai parlato di cinema, in Bandella, nel riassunto, comunque nell'invito alla lettura che c'è in seconda di copertina, Mondadori ha scelto di chiamare in causa un film di Wes Anderson, I Tenenbaum, in cui c'è effettivamente un padre molto irrisolto e dei figli altrettanto disfunzionali. Io un film che citerei invece è Il Grande Freddo di Lawrence Kasdan, forse qualcuno lo ricorda, è un film dell'83 in cui un gruppo di amici che avevano 20 anni durante il 68 o comunque durante gli anni della contestazione si ritrovano dopo 15 anni e si scoprono molto diversi, ritrovano una certa malinconia, però in qualche modo anche alla fine ricostruiscono, quindi questo può essere in qualche modo un riferimento. Poi chiaramente un libro così vasto ti offre una possibilità che io ho cercato di raccogliere, quella di raccontare il secondo Novecento, perché il secondo Novecento ha visto poi una cesura fortissima sia con la metà di Novecento immediatamente precedente sia col secolo arrivato dopo. Il libro si svolge nel 2007, questo anno deriva da delle esigenze pratiche, perché io spesso nei miei romanzi cerco di guardare all'indietro di 10-15 anni, ho dei tempi di elaborazione abbastanza lunghi, però poi ho capito che il 2007 era particolarmente interessante perché
è l'anno prima della crisi, no? È un anno in cui già l'attuale situazione, congiuntura si potrebbe dire, storico-sociale si stava formando. Non è che le cose andassero benissimo, non era un'epoca d'oro il 2007, però prima della grande crisi finanziaria era ancora dato sperare. Inoltre era anche un anno di transizione per quanto riguarda quel cambiamento di paradigma tecnologico che poi ha cambiato tutto, no? Nel 2007 non c'erano ancora i social network, c'era però MySpace, che è un po' un proto social network. Non c'erano ancora gli smartphone, ma cominciavano a esserci telefonini tipo WAP, in cui tu faticosamente, spesso anche spendendo un sacco di soldi, potevi andare su internet. Era insomma un anno di passaggio e quindi costituiva una postazione privilegiata per riguardare indietro. Poi si potrebbe rispondere ancora più dettagliatamente a questa domanda arrivando verso il finale del libro, però ormai lo spoiler è diventato peccato mortale. Una volta si poteva raccontare tranquillamente e oggi invece anticipare cose addirittura sul finale è vietato, e quindi se questi fratelli e questo ritorno a casa porterà a una ricostruzione o porterà a un inasprimento magari delle tensioni che già c'erano, a farle venire fuori ed esplodere, lo lascio al lettore. Quindi comunque in ogni caso tu dici arriva per tutti, come è arrivato inaspettatamente per i fratelli Michelangelo, arriva per tutti il grande freddo. Beh, sicuramente loro non sanno cosa aspettarsi, no? Perché arriva questa chiamata da parte di un padre che non si è fatto sentire da decenni in alcuni casi, e da parte di un padre che a fronte dei suoi grandi risultati pubblici ha lasciato dietro macerie dal punto di vista privato. Quindi il freddo c'è già, si potrebbe dire. E quello che accade sono degli strani incroci, perché poi arrivando nel luogo designato, il luogo designato qua lo conoscete tutti, quando presento il libro, ieri l'ho presentato a Bologna, qualche giorno fa a Milano, tocca sempre spiegarlo, Vallombrosa è il luogo in cui Antonio Michelangelo aspetta i figli, e capite che è un luogo con un preciso e molto profondo portato simbolico, perché Vallombrosa è un luogo che ha avuto innumerevoli decadimenti. Nel 1000, fra il 1000 e il 1100, era uno dei centri della cristianità, era anche, i monaci vallombrosani erano anche una potenza politica. Poi pian piano, con l'ascesa di Firenze come potenza prima locale e poi addirittura globale, vennero cooptati dagli olivetani di San Miniato al Monte. La località quindi divenne sempre meno importante, finché anche grazie a questa foresta così diversa dal resto delle foreste della Toscana, perché era stata piantata dai monaci, i monaci vallombrosani importavano sementi e piantavano abeti, Douglas, addirittura ci sono le sequoie, no, a Vallombrosa, quindi una foresta molto più gotica di quanto non lo siano i nostri boschi di castagni o di asceri. E queste specificità e questa storia che andava a radicarsi proprio nell'alto medioevo affascinò molto i romantici. Ci venne ancora prima dei romantici, Milton scrisse Paradiso perduto a Vallombrosa, precisamente al paradisino nell'eremo quello bianco sopra l'abbazia, e poi ci passarono tutti i romantici, ci passò Shelley, Byron, affascinati da questa foresta e da queste vestigia medievali. Grazie a questa fama che si diffuse anche a livello internazionale, come ben sapete, ai primissimi del Novecento diventò pure il luogo di ritrovo del jet set, ci veniva la nobiltà. E oggi, come sa chiunque è stato a fare almeno un picnic, invece ci sono tutti questi Grand Hotel, Hotel Croce di Savoia, per non parlare dell'Acquabella e di tutte le altre strutture ricettive, che sono fondamentalmente in uno stato, se non di abbandono, 9 camere su 10 non sono in uso, e idem ville, villette in neogotico, in liberty, no? Quindi è un luogo che si prestava molto a una ulteriore messa in scena, si potrebbe dire. E quindi questi fratelli girano per tra Vallombrosa e il Saltino, e la parte sul presente del libro si svolge in un asse di tempo davvero breve, si svolge in 2 giorni, anche se poi nei flashback vengono raccontate le loro intere vite. Si incontrano fra loro, oltre a doversi confrontare col grande freddo del ritorno in Italia e dal padre,
cercano di allacciare una comunicazione che non è scontata quando tu incontri qualcuno e sai essere tuo fratello, ma non lo hai mai incontrato o lo hai visto solo a distanza. Ad esempio, nel caso di Luis, del figlio rinnegato, la madre, che la famiglia Michelangelo, quando stava vivendo il suo sogno borghese, viveva a Campo di Marte in via Varchi, quindi nella zona più prestigiosa di Campo di Marte, mentre Francesca Lavier, la mamma di Luis, col piccolo Luis, vivevano poco più in là, a ponte, dopo il ponte di mezzo, ma come ben sa chi conosce Firenze, c'è tempo per uno stacco a livello sociale, e li vedeva a Piazza Savonarola, ai giardini, gli diceva guarda, guarda, quelli sono i tuoi fratelli. Ecco, quando c'è un passato di questo tipo, pieno di tensioni reali, perché poi di fatto c'erano in mezzo anche famiglie che finivano a pezzi, è chiaro che diventa tutto più complesso. Diciamo che la letteratura sembra, in quasi tutti i lavori, suggerirci che uno può prendere la strada che vuole nella vita, può cercare di intraprendere il percorso anche più solitario che vuole, poi arriva a un certo punto, per tutti, un momento in cui deve fare i conti con gli altri. E sembra che la letteratura forse serva un po' a questo. Qualsiasi libro che uno può tirar giù da uno scaffale, a un certo punto, di fondo, in qualche modo, ti lancia sempre un messaggio, e cioè che tu puoi pensare di essere chi vuoi, intraprendere, sperare di fare la strada che vuoi, ma i conti con gli altri, bene o male, li devi sempre fare. Succede anche a questi fratelli? Beh, credo che qua ci sia un grosso stacco storico, nel senso che il padre, nato nel 1930, quindi 77 anni al momento degli eventi, ha attraversato il Novecento e ha avuto tutto ciò che il Novecento poteva offrire a un uomo neanche di alti natali, perché aveva origini piuttosto umili, ma un uomo maschio, bianco, eterosessuale, che avesse la possibilità di studiare, il Novecento poteva offrire molto. Sicuramente Antonio Michelangelo ha offerto la possibilità di farsi una famiglia, anzi due, anzi quattro, mettendoci pure quella che ha distrutto, gli ha offerto la possibilità di farsi una carriera, anzi due, gli ha offerto pure la possibilità di raggiungere un'affermazione nelle arti. Viceversa, i figli che, come si è detto, appartengono a quella generazione ampia, perché fra il 1970 di Luis e il 1981 di Enrico, insomma, ci sono anche delle differenze considerevoli, però appartengono a quella generazione che è la nostra, in cui l'arrivo della precarizzazione, dell'atomizzazione ha prodotto una grossissima difficoltà, invece, non dico ad affermarsi, ma anche solo a ottenere una indipendenza finanziaria, economica e al raggiungimento delle proprie ambizioni. Non è un caso che tutti e quattro, per motivi diversi, nel momento in cui arriva la lettera del padre, vivono all'estero, anche se in realtà Enrico ci è andato temporaneamente. E c'è un paradosso, che è quello di una generazione che da un lato si è ritrovata l'istituzione familiare già smontata, no? Già esplosa grazie a chi li aveva preceduti nel 68, e dall'altro però è costretta a riallacciare il cordone ombelicale per ragioni puramente finanziarie, perché oggi, con magari lavori che durano pochi mesi o carriere che non hanno più quella scala che una volta una buona azienda poteva garantire, per delle modifiche non solo nel diritto del lavoro ma anche nel modo in cui ad esempio vengono presi i dirigenti. Una volta esistevano storie aziendali di persone che entravano in grandi aziende di qualunque settore in ranghi davvero umili e poi potevano farsi davvero tutta la salita fino alla dirigenza. Oggi questo è impensabile, c'è lo headhunting, no? I dirigenti vengono già pescati dalle elite di chi ha fatto determinate scuole, quindi questo tipo di mobilità sarebbe assolutamente impensabile. E di conseguenza qua il confronto, più che con gli altri, è con le epoche, perché poi chiaramente il lettore avveduto può anche chiedersi: ma è davvero a un Antonio Michelangelo è andato tutto così bene
così facilmente o è così che lo vedono i figli, ovvero sia che proiettano nel padre un'idea del Novecento in cui andava tutto liscio rispetto alle difficoltà che vivono ora? Questo non si sa, magari invece Antonio Michelangelo ha lottato col coltello fra i denti per avere quello che ha avuto e sono soltanto i figli a dire sì, ma ai tuoi tempi era tutto facile. Diciamo di solito quando viene chiesto questo a uno scrittore, di solito la risposta è sempre: in tutti i personaggi c'è un po' di me. Tra i tuoi vale la stessa cosa o ce n'è uno in particolare che ti ha visto pensare questo sono io? Ma dopo un po' di libri si acquisisce un'esperienza che ti permette di disperderti molto, magari quando uno comincia ovviamente si aggancia più fortemente alle esperienze personali perché forniscono una base un po' più solida su cui costruire. Qua invece andando avanti si impara a usare qualcosa che anche se a livello testuale assomiglia un po' a quello che è il metodo Stanislavski nel teatro, no? In cui per evocare un'emozione anche terribile ci si aggancia a una propria emozione anche piccola ma simile, di carattere o di colore simile, e lì si costruisce. E identicamente qua ho diffuso magari idee o momenti miei ma poi li ho trasformati in fiction, quindi penso che il mio peso specifico sia diffuso fra tutti i figli e anche fra le mamme e il padre, d'accordo? Non c'è più questo tipo di necessità di mettere necessariamente del proprio in uno dei personaggi. E poi quando si lavora un testo di questo tipo è chiaro che si ha anche la possibilità di fare delle ibridazioni, no? Cioè di creare personaggi magari sommando 3, 4, 5 persone a seconda delle esigenze e quindi creare un mosaico che trae la propria credibilità originaria dal fatto che c'è un seme di verità, ma poi dopo diventa anche qualcosa di completamente diverso. Una cosa che sicuramente continua a valere per quanto mi riguarda è la necessità di avere i piedi almeno in una parte del libro ben piantati dalle mie parti. Questo è un libro che si svolge a Nuova Delhi, a Bali, a Tel Aviv, a Berlino, a Londra, a Stoccolma, si svolge davvero ai quattro angoli del mondo, ma il centro degli eventi è Vallombrosa, qui sopra. Questo credo voglia dire qualcosa, perché il punto di partenza, poi fa germogliare anche un albero che va in qualunque altra direzione, ma il punto di partenza, se è un luogo in cui hai molta confidenza, è meglio. Faccio un esempio, la parte di Enrico, io inizialmente avevo pensato di ambientarla tutta a Roma, che era una città che conosco piuttosto bene, credevo di conoscere molto bene. Poi mi sono reso conto che, anche se è una città che avevo frequentato molto, la mia conoscenza di Roma era sufficiente per ambientarci delle scene, non per farne una delle basi simboliche del romanzo. E quindi ho reso Enrico Valdarnese senza troppi problemi. Prima di farti leggere un passo del libro, mi piace farti due domande brevissime. La prima, nel consigliare, se c'è qualcuno sotto questo tendone che ha voglia di cominciare a scrivere, ti chiedo non tanto quali sono i consigli che daresti a un giovane scrittore del Valdarno che vorrebbe fare il tuo percorso, quanto una cosa che tu hai fatto, che per parafrasare un famoso libro non faresti mai più. Aver fretta, questo però è un consiglio molto difficile da dare, perché quando si comincia a scrivere si ha l'impressione che il mondo dell'editoria sia inaccessibile, per delle ragioni anche naturali, nel senso che dato che per esempio gli editori ricevono migliaia di manoscritti non rispondono a nessuno a parte a quelli che vengono effettivamente pubblicati. E questo, dato che io adesso faccio anche l'editor, so benissimo che è impossibile, se ti arrivano 30-40 manoscritti al giorno, rispondere a tutti, perché dovresti pagare una persona apposta per fare questo mestiere. Quindi si ha la sensazione che sia tutto chiuso e quindi si ha molta fretta. A volte, per fortuna a me non è capitato, ma c'è anche chi magari accetta offerte capestro o pubblica con editori e poi in realtà in libreria non ci arrivano mai.
e forse anche l'invio di manoscritti mandati un po' come se fossero messaggi in bottiglia non è necessariamente una buona idea. Ci sono dei canali molto precisi che curiosamente gli aspiranti scrittori spesso ignorano. Vi faccio un esempio: se un tizio che vuole sfondare nel calcio si mettesse in calzoni corti e si mettesse a sedere davanti a San Siro aspettando che passa Galliani, forse pensereste che è matto, no? Perché sappiamo tutti che bisogna prima giocare nei vivai, poi giocare nelle serie minori, magari essere visto da un osservatore, e allora solo a quel punto, se sei bravo, ti giocherai nel Milan o in un'altra grande squadra. Ecco, in realtà la letteratura funziona esattamente nello stesso modo, con la piccola differenza che ci girano molti meno soldi. Cioè, ci sono le riviste e i piccoli editori vanno a cercare, a volte anche i grandi editori, però soprattutto i piccoli, vanno a cercare gli autori fra chi scrive nelle riviste. Quindi bisogna cominciare a scrivere racconti o testi critici sulle riviste, farsi trovare da un piccolo editore, poi se un libro uscito per un piccolo editore ha un buon riscontro critico o di vendite o comunque se ne parla, molto probabilmente si entrerà nel mirino degli editori più grandi, che appunto utilizzano gli editori indipendenti esattamente come le grandi società utilizzano i vivai o le squadre satellite, no? Dice: guardiamo quest'autore come sta crescendo, e quando sembra maturo, ovvero sia che possa garantire un venduto minimo, perché poi anche in quella parte di mercato che riguarda il lettore letterario, cioè quello che non compra il libro di cui stanno parlando tutti o che tratta un tema d'attualità ma che segue la narrativa letteraria, anche lì qualche migliaio di copie un editore di una certa dimensione le vuole vendere per non rimetterci, no? E quindi preferisce prendere autori che hanno già dimostrato di farsi valere a un livello più basso, che scrivono nelle riviste e quindi hanno una loro rete. Cioè, si tratta di mettersi in contatto con la cosiddetta società letteraria. E poi però questi consigli di solito cadono nel vuoto, perché chi comincia ad avere una passione in un settore è anche normale che ci abbia un fuoco e lo renda frettoloso. Se ha qualcosa da dire e insisterà, perché poi bisogna insistere, prima o poi passerà. E l'altra cosa che volevo chiederti, che mi piacerebbe nell'arco di questo festival chiedere un po' a tutti gli ospiti, se sarà possibile, qual è ad oggi il tuo libro del cuore, quello che ti ha messo una mano sulla spalla e ti ha fatto vedere la letteratura in modo diverso? Ma penso che se uno scrittore rispondesse con un solo titolo ci sarebbe da preoccuparsi per lui e per il futuro della sua carriera. Boh, sono diverse centinaia, francamente, quindi non penso si possa rispondere. Per quanto riguarda i miei, sempre l'ultimo, perché bisogna sempre pensare all'ultimo. Si può rispondere rispetto a questo testo qua, cioè rispetto alla stesura dei fratelli Michelangelo, così come ci sono stati alcuni film che in qualche modo hanno avuto un ruolo, penso che ci sia stata un'impronta importante da parte di Thomas Mann, non tanto dei Buddenbrock, che sono ovviamente una grande saga familiare, quanto del Dr. Faustus, che è stato un po' un libro padrino di questo. C'è stato il Pasolini di Petrolio, c'è stato un libro poco letto in Italia ma molto influente nella letteratura mitteleuropea e nordeuropea, tant'è che lo stesso Mann lo citava fra le sue influenze, che è il Nils Line di Jacobsen. Si trova, lo pubblica Iperborea, la casa editrice proprio specializzata in letteratura scandinava, che è uno dei primissimi, è un libro di metà Ottocento, uno dei primissimi romanzi di formazione sentimentale moderni. E poi ci sono delle innervature anche piuttosto eterogenee. Ad esempio, un libro importante è stato Lessico familiare di Natalia Ginzburg, perché non tanto per i temi, quanto per il modo molto acuto che ha di raccontare una famiglia, più che attraverso le vicende, attraverso i gesti, i tic, i modi di dire, no? Cioè la racconta in negativo attraverso alcuni elementi che possono apparire superficiali ma che in realtà danno il vero polso della situazione, fino invece a influenze di tutt'altro tipo, come ad esempio L'Anarch, che è un libro quasi di fantascienza, in cui però c'è una vicenda familiare, una madre malata con questo bambino, molto accorata, un po' derivata da Dickens, che ha influenzato la parte di Lewis e di questa madre single in un'Italia in cui ancora
questa condizione era ancora più svantaggiata di adesso, che lo alleva non senza un bel po' di risentimento nei confronti di un padre che li ha abbandonati pur vivendo a 500 metri di distanza. Beh, allora io intanto mi riguarderò poi il filmato per segnarmi i libri che hai indicato, perché penso che una cosa bella di un festival dovrebbe essere diffondere, far conoscere titoli di cui uno non ha mai sentito, anche se piace leggere, per attaccare e diffondere titoli come si attacca l'influenza. In chiusura, fa tempo? Che ne sono? 7:01. Proviamoci, dai. Un passo in chiusura. No, chiedevo perché abbiamo una presentazione poi anche a Pontassieve con la libreria Fortuna, quindi i tempi sono serratissimi e poi visto il tempo non sarà scontato arrivare velocemente a Pontassieve. Leggo una parte dall'inizio di Enrico, è quasi l'inizio del libro. Prima c'è un prologo in cui entra in scena per la prima volta Antonio Michelangelo, qua c'è il primo figlio, quello che non sa di essere figlio di Antonio Michelangelo. Enrico in questo momento si trova a Tel Aviv, in Israele, perché sapendo che il proprio padre, o meglio che l'uomo che ha sempre creduto essere suo padre, il professor Paolo Romanelli, era ebreo, si trova in un momento un po' di crisi esistenziale e va come a ricercare le proprie radici in Israele, però riceve una telefonata della madre che prelude poi allo scoprire che suo padre non è la persona che ha sempre creduto, il mite professor Romanelli, ma il luciferino Antonio Michelangelo. Senti Henry, ti devo dire una cosa, vieni a Viareggio? Si capisce che se tua madre ti telefona a tarda sera, mentre sei all'estero, e attacca così, senza prima chiedere come stai, come sta andando il viaggio, se hai mangiato sano, cosa hai fatto durante il giorno, senza lamentarsi che ieri non l'hai chiamata e soprattutto senza dire la cosa subito, lei che in genere ti tempesta di informazioni anche inutili, ti preoccupi, pensi subito a dei gran casini. Il tempo di arrivare a dire che c'è ma? E la stanza viene giù. Il telefono nella mano diventa l'unica cosa ferma mentre gli scaffali pieni di volumi dalla costola incomprensibile, i quadretti buffi al muro, la scrivania piena di album da disegno e bottiglie di birra trasformate in vasi da fiori, tutti gli oggetti di questa gente che ti ha affittato casa per un mese precipitano in una vertigine di pensieri oscuri e generici. Punti di nero fumo in fondo, i peggiori. L'ombra della malattia, della morte, tutto un carico di dolore, sbattimenti e responsabilità da gestire. Mi do aria da persona in pieno controllo, la gente ci crede anche, anche io un po', ma sono ancora per lo più confuso. Se ora accadesse qualcosa anche alla mamma, mi toccherebbe mettere davvero ordine. Un ordine radicale, rapido e quindi approssimativo. Io che ho sempre organizzato l'esistenza allo stesso modo in cui si fa un acquarello. Mentre quello in arrivo sarebbe un ordine spietato, architettonico, foriero di cambi in peggio di un paradigma che, a parte le solite cose, il denaro e potrebbe essere di più, la SIS da fare, il periodo di supplenze che ne seguirebbe prima di poter aspirare a un posto di ruolo, non si è neanche assestato male, proprio niente male, un buon disegno, un passo dignitoso. Un'esistenza che si sarebbe potuta dire forse immatura ma funzionante, diciamo pure godibile, sporcata giusto da un panorama di ansie in fin dei conti vaghe. Saranno 2 anni, anzi 3, che non piglio un mezzo Xanax. Mamma, se dici così mi preoccupo. Ti preoccupi? E di cosa? Ansie vaghe, ma pronte a tornare, a precipitare. La sensazione di essere su una nave di cui non si è mai vista la sala macchine. La possibilità che non vi sia alcuna sala macchine. La sensazione di stare in un mondo mosso da rotelle che si formano per pura contingenza nell'entropia. Per forza le persone, quando i genitori invecchiano, si ammalano, muoiono, corrono a sposarsi, si impegolano in mutui, si riproducono, sebbene il giorno prima si lamentassero di non aver soldi neanche per sé. Almeno si collocano in mezzo a qualcosa, piccoli sistemi di spazio-tempo all'apparenza controllabili, sistemi addirittura di potere alla nascita dei bambini, la delega della questione del senso alla sola biologia. Forse
Quando il babbo è morto avrei dovuto sposarmi. E invece tempo 6 mesi mi sono lasciato. Sono rimasto con la mamma, anche se la mamma è a 3.000 chilometri. Così ora il destino viene a castigarmi per aver mosso in direzione contraria, insana. Dai, Mac, mi finisce il credito. Cosa c'è? Cos'hai? Io? Niente, che c'entro io? Figurati. Ti prego, fai la seria. Oh, tranquillo, Henry, tranquillino. Vieni allora? Ma prima dimmi cosa c'è. Oh, niente, è su tuo padre, ecco. Sul babbo. Penso a mio padre. Lì a decomporsi. Sempre che sia possibile farlo in una bara zincata. In un loculo di cemento chiuso da una lastra di marmoresina. Cosa vuoi decomporti se sei rivestito di abiti e zinco e legno e cemento? Certo, così non possono arrivare i vermi. A meno che non si formino da soli come si credeva una volta, senza mosche o chissà quali esseri ctoni. A deporre uova niente larve e bigattini, niente vita dalla morte, te ne stai lì a seccare, a ridurre, a torrefare, forse in alcuni casi, stanti determinate condizioni termoigrometriche, a mummificare. Cosa che mio padre, il professor Paolo Romanelli, farebbe senz'altro con modestia e un filo d'ironia. Fino al giungere del momento di sgomberare il loculo, togliere la lapide, che poi dà nell'occhio lì al cimitero di San Giovanni Valdarno quella lapide con la stella di David, sembra quasi un vezzo da originaloni. Tirar fuori la carcassa di povero babbo, vedere se è mummia o mucchio d'ossa in completo blu, neanche il kittel gli abbiamo messo, la stella sulla lapide sì e il kittel no, tutto fatto a cazzo come sempre quando c'è la mamma di mezzo. O ancora assistere al mistero tremendo dell'inavvenuta decomposizione e consegnarla a chi si consegna? All'ossario forse? Oppure a una tardiva cremazione? Sarebbe curioso seppellire per poi cremare. Equivarrebbe a sostenere che l'anima ha un certo tempo per andare dallo zinco ai grandi e giusti lidi e quello che rimane a quel punto è davvero solo spazzatura buona da bruciare, da termovalorizzare. Lo vogliono togliere? Cosa? Dico, lo vogliono rimuovere dal cimitero per far posto a un altro morto? E mi sovviene l'unica volta in cui vidi il babbo in qualche modo avventuroso e in qualche modo giovane. Una gita domenicale, io piccolo, 6 o 7 anni, la scoperta di un cimitero abbandonato dalle parti di San Gusmè. E lui un ragazzo che andava tutto pieno di esaltazione ad aprire cancelli e scoperchiare pozzi fino al brivido gaio della scoperta. Venite a vedere, qui c'è l'ossario. Ma come ti viene in mente, Henry? No, figurati, dopo così poco tempo poi. No, è una cosa sul babbo. Sì, ma che ti riguarda? Insomma, vieni, è importante, te la devo dire di persona. Mamma, ti ricordo che il mio volo è fra 11 giorni. Te l'ho preso. In che senso, ma? E ti ho comprato il biglietto, guarda nella mail. Ma se non sai neanche cercare una roba su Google? L'ho preso l'agenzia. Parti domani. Ma domani quando? Alle 7 di mattina. Che? Calcolando l'anticipo in cui si deve andare all'aeroporto da queste parti per farsi interrogare e perquisire, fanno 3:30. Ed essendo ora 23:00, mamma. Henry non fa storie, eh? Ma ti rendi conto del culo che mi sono fatto con i corsi per strappare questo mese libero? È una cosa importante, davvero. Così importante che non me la puoi dire fra 10 giorni. Sarebbe troppo tardi. Insomma, vieni, poche storie. Ha a che fare con tuo padre, te l'ho detto. Manishma? A quella domanda, di cui comprendo solo l'intonazione, il suo essere appunto una domanda, la stanza riappare, riappaiono le bottiglie di birra, i quadri alle pareti, il letto dietro di me e, come si chiamava lei? Shiran, sì, i soli piedi coperti dalla lenzuola. What? I said Manishma, which means what's up? Oh, nothing, my mother. Ah, la mamma. Ci facciamo sempre riconoscere. Listen, Shiran, I'm sorry, but I have to start packing. You know, my mother...
Well, my mother is crazy. For real? Ride lei dal letto. That is something I'll discover tomorrow. Grazie, i fratelli Michelangelo. Grazie al Moby Dick Festival. Grazie. Prima di vederlo andar via sotto la pioggia con un perfetto finale di film in fuga a Pontassieve, comprate il suo libro per un firmacopio. Mi pare di aver capito che il firmacopio va fatto nella va fatto saletta. Nella libreria qua di fronte. Va bene. Pioggia o sole che ci sia. Grazie, grazie al Moby Dick Festival, grazie a voi per essere stati qua, in realtà poi numerosissimi nonostante il clima, e forza Moby Dick per i prossimi giorni, perché insomma un sacco di appuntamenti in arrivo. Grazie, in bocca al lupo ai fratelli Michelangelo.